Ciao a tutte ragazze, benvenute in un nuovissimo video. Come avrete letto dal titolo, questo sarà completamente un da 0 a 100 con il botto. Ci stiamo avvicinando ancora di più a Natale e sento la necessità di farvi un make-up, una super full face per quanto riguarda le festività natalizie, ma oggi con una principale particolarità inizieremo questo da 0 a 100 dalla skincare. Siccome è mattina presto e ancora non mi sono fatta la mia skincare giornaliera e sento la pelle veramente tirata, ho detto perché no farla appunto con le mie ragazze in modo tale da farli scoprire qualche prodottino interessante. Prendetevi magari una tazza di tè, visto che sicuramente farà freddo, mettetevi una copertina addosso e iniziamo. Ovviamente per iniziare la nostra skincare è necessario andare a detergere il nostro viso. In questo caso io oggi utilizzerò il mio detergente preferito in assoluto, che è la mousse di Beyond Me, e poi mi andrò a aiutare a rimuovere tutte le impurità del mio viso con il Luna Mini 3 di Foreo. Qua accanto a me ho anche l'acqua, intanto mi vado a inumidire il mio viso. Inumidisco anche il mio amico Luna Mini 3 di Foreo. Applico un po' di prodotto sul dispositivo e tramite il bottoncino qua dietro sulla parte posteriore del dispositivo lo andiamo ad accendere. Come potete vedere inizia a pulsare già, quindi io inizio a appoggiarlo sul mio viso e a farlo ruotare completamente. La sensazione è piacevolissima, sentite proprio pulsare, sentite proprio che la pelle viene pulita nel profondo. È un po' che utilizzo questo dispositivo e mi sto trovando davvero molto molto bene, sia perché appunto pulisce la pelle veramente in modo fantastico, cioè con le mani non si riesce magari a pulire del tutto il viso dalle schifezze, mentre con questo dispositivo sì, e sia perché ho trovato veramente dei risultati pazzeschi, fenomenali, per quanto riguarda la mia pelle sensibile e secca. Il dispositivo riesce ad andare in tutte le zone del viso grazie alla sua forma circolare e non fa assolutamente male, cioè è una cosa piacevole. Sta smettendo di pulsare. Una volta che è terminata la pulsazione sul dispositivo, il trattamento, diciamo, la nostra defezione è completa. In questo caso io adesso lo vado a sciacquare perché è impermeabile, quindi lo lavo completamente e vado a togliere anche il mio detergente sul viso. È arrivato adesso il momento di fare una maschera super super veloce. Il modo migliore per fare una maschera super veloce è grazie all'utilizzo dell'UFO Mini di Foreo. Questo dispositivo viene chiamato dispositivo intelligente in quanto permette di avere una pelle sana in solamente 90 secondi. Voi direte: com'è possibile questa cosa? Adesso vi mostro. Innanzitutto, appunto, il dispositivo in questione è questo qua. Come potete vedere ha un packaging davvero molto carino, compatto, e mi piace tanto il fatto che appunto sia così piccolino perché va in tutte le zone del viso. Alla base questo dispositivo ha 6 tecnologie, tra cui la luce LED rossa, la luce LED verde e la luce LED blu. La luce LED rossa è antietà, la luce LED verde è illuminante e la luce LED blu è antibatterico, quindi adatto magari a chi ha la pelle con imperfezioni, acne, eccetera eccetera. Sul mercato esistono diverse tipologie di maschere adatte solo ed esclusivamente a questo dispositivo. In questo caso oggi andiamo a provare insieme la Make My Day, che è adatta anche a chi ha la pelle secca perché è super super idratante. Andiamo adesso ad aprire insieme la maschera. Ecco qua. Tiriamo fuori la maschera e come potete vedere è imbevuta tantissimo di prodotto e poi ha questa forma circolare adatta appunto per mettere sopra il dispositivo. Prendiamo adesso il dispositivo, andiamo a togliere questo anellino qua trasparente, eccolo qua. Prendiamo la maschera e la andiamo a posizionare perfettamente sul dispositivo e come potete vedere ha proprio la forma qua circolare dell'UFO Mini. Adesso riprendiamo l'anellino e lo riposizioniamo sul dispositivo, che serve appunto per fissare la maschera e per non farla scivolare.
Grazie al pulsantino sulla parte superiore che tengo premuto, inizio a portarlo su tutto il mio viso. Come potete vedere adesso c'è la lucina rossa. Il trattamento dura 90 secondi, io in questo momento sto sentendo calore che emana il dispositivo. Questa maschera da giorno è suddivisa in tre fasi, ognuna da 30 secondi. Abbiamo la parte della preparazione, la parte dell'idratazione e la parte della protezione. Ragazze, non avete idea della particolarità di questa maschera e dell'effetto che dà sul viso. Io adesso sento calore sul mio viso. Non vi dimenticate del collo, parte fondamentale. Il dispositivo ha smesso di pulsare, adesso io cosa devo fare? Devo andare a rimuovere di nuovo l'anellino trasparente, andare a rimuovere anche la maschera che va ovviamente buttata via e vado a sciacquare sotto l'acqua il dispositivo in quanto impermeabile come tutti i dispositivi Foreo. Sono andata a spalmare su tutto il viso il prodotto rimanente, il siero che ha lasciato la maschera. Adoro tantissimo, ragazzi, questo tipo di trattamento, sia per un risparmio di tempo notevole rispetto alle maschere che si fanno ogni giorno e sia anche per l'efficacia di questa maschera rispetto alle altre maschere. Io ve lo consiglio tantissimo da quando utilizzo Luna Mini 3 e Lufo Mini insieme, ma anche separati hanno davvero un'efficacia fortissima sul viso, rendono la pelle veramente molto liscia, elastica, compatta, morbida. Io in questo momento ho la pelle davvero rinata. Se siete interessati ad acquistare questo dispositivo oppure farvelo regalare direttamente per Natale, che sarebbe un regalo fantastico da trovare sotto l'albero, vi lascio il link qua giù sotto nell'info box, così da andare a dare un'occhiata di tutti i prodotti fantastici che hanno. Continuo adesso la mia skincare andando ad utilizzare un tonico. Questa qui è il Vitamin C Juice Cleanser di Pixi. Io ormai adoro tutti i prodotti per la skincare di Pixi e questo è uno di quelli. Ha un odore, un profumo pazzesco di limone, di arancio, è veramente buonissimo. Ultimo passaggio per la nostra skincare è una crema. In questo caso utilizzo sempre della linea Vitamin C una lozione, quindi una crema, anch'essa super super illuminante e profumatissima, sa veramente di limone, di agrumi. Le inizio a stendere su tutto il mio viso. Adesso io preferisco farmi la base viso off camera in quanto ormai, cioè, lo sapete, insomma, i passaggi che faccio per quanto riguarda la base viso, quindi faccio questi passaggi off camera e ci rivediamo per il look degli occhi. Eccomi qua con il look del viso completato, anzi no, non è completato, manca solo l'illuminante che metteremo alla fine. Adesso iniziamo a creare qualcosa sugli occhi. Per il periodo natalizio sapete che sto adorando tantissimo la Dreamy 2 di Nabla Cosmetics e oggi andremo ad utilizzare proprio lei. Andremo a fare un look natalizio, l'ho già detto? Forse sì. Vado ad applicare come primo colore Deja Vu e lo applico nella piega dell'occhio per andare a creare una leggera sfumatura. Adesso prendo Dionysus, questo color rosso marrone, e lo applico nella parte qua esterna e nella parte interna dell'occhio per andare a creare un halo smokey eyes, sperando che venga bene. Nel frattempo ho anche tagliato la piega in modo tale da creare tipo una specie di catrice. Anche se non è perfettamente fatta bene, non importa perché tanto io adesso vado a prendere Libertine, che è tipo un glitter pressato, e lo vado ad applicare proprio nella parte centrale dell'occhio, quindi qui. Guardate qua che bellezza questo ombretto, cioè è la vita. Faccio la stessa cosa anche nell'altro occhio. Adesso riprendo il rosso e unisco i due colori per non creare troppo distacco, sia nella parte esterna sia nella parte interna. Vedete che già cambia l'effetto.
fatto, porto un po' di ombreggiatura anche nella parte della rima inferiore, con un po' di rossiccio, un po' di marroncino. Sono andata ad applicare anche le ciglia finte, un filo di eyeliner. Adesso, completato il look degli occhi, passiamo ad applicare l'illuminante dalla palettina questa qua di Pixi, che adoro. Vado a prendere questo colorino qua e lo applico anche sul naso, importantissimo, arco di Cupido. Come rossetto invece decido di utilizzare il rossettino che ho trovato nel calendario dell'avvento di NYX, ed è il Liquid Suede nella colorazione 35, e dovrebbe essere tipo un rosso metal bellissimo che abbiamo già provato nello scorso video. Infatti guardate qua che punta di amaranto, di rosso intenso che è. Rossetto applicato e il look è completato, ho fatto anche una rima. E niente ragazze, spero davvero di avervi tenuto un po' di compagnia, di avervi fatto sentire un po' l'atmosfera natalizia che sta ancora avvicinandosi molto di più, e intanto qualcuno suona al di fuori della finestra. Vi ricordo di iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto, di supportarmi con un commentino o con un like, di seguirmi su Instagram, che là sono molto più presente rispetto a YouTube. Vi ricordo anche che se siete interessati ad acquistare sul sito di Foreo, di andare a cliccare qua giù sotto nel l'info box. Io ragazze vi auguro buone feste se non ci risentiamo prima di Natale, ma sicuramente sì, e con questo look super natalizio vi auguro una buona giornata. Ci vediamo al prossimo video.